Parliamo di politica con Katie Sutta, Cinto Camaggiore, dunque, ex assessore Sut, ecco, magari se la inquadriamo, grazie. C'è stata questa mozione di sfiducia che ha messo alle strette il sindaco, poi vi siete subito dimessi, quindi arriverà il commissario, si sa qualcosa in proposito? No, al momento non sappiamo niente del commissario, sappiamo, cioè, ci sono state le dimissioni giovedì sera, dimissione di tutti i 9 consiglieri, 4 della ex maggioranza e 5 della minoranza, che con queste dimissioni abbiamo praticamente mandato a casa il sindaco e tutto l'intero consiglio comunale. Ecco, tra l'altro è stato un sindaco, scusate, un consiglio comunale molto teso, molto imbarazzante, anche sono volate offese, parole grosse, addirittura sembra che siano volate delle minacce, ci può confermare? Beh, diciamo che probabilmente la tensione era palpabile sin dall'inizio, per cui è anche capibile, insomma, che alcuni siano stati presi in contropiede, magari non aspettavano la nostra mossa delle emissioni. Sicuramente la prossima volta, prima di minacciare o offendere, bisogna accendere il cervello perché non è stato un bello spettacolo da quello che ci hanno potuto Questo raccontare. è quello che consiglio anch'io. Bene, e adesso che cosa succederà? Si apre una campagna elettorale di un anno praticamente. Quante liste si presenteranno? Ammesso e non concesso che Luigi Bagnariol si candidi o si ritiri, perché al ritiro di Luigi Bagnariol credo non creda proprio nessuno, anche Beh, se lui sembra determinato. giovedì sera ha letto un bel comunicato dichiarando la sua volontà di deporre le armi nella politica. Penso che ciò non sarà, non credo neanche io, perché Gigi comunque ha dato un grande apporto a Cinto e secondo me può darne ancora. E sicuramente ci saranno più Questa è una liste. spaccatura comunque all'interno del Consiglio Comunale. Io credo che comunque l'ex maggioranza la pensi in maniera diversa rispetto alla lista Cao Maggiore, così come anche il sindaco e il suo entourage, voglio dire. Sì, beh certo, E penso di sì. quindi è anche probabile che Anche almeno se tre liste si presentino in paese poi. può essere, sì, secondo me sì. Bene, ringraziamo Katie Sutta dunque per questo suo intervento illuminante anche su quello che sta accadendo a Cinto Camaggiore, un caso di cui nell'ambiente politico si parla e che in qualche modo è anche molto seguito. Grazie all'ex assessore Sutta, adesso lei che incarico ricopre? Nessun incarico. È un esponente della Lega Sì, Nord, questo sì. militante della Lega Nord. Rimango militante. Benissimo, grazie a Katie Sutta.